Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Buonasera a tutti, ancora Radio DJ, ancora Di Giallo con Carlo Lucarelli per un'altra strana storia del mondo del rock. Se si chiede a chiunque, soprattutto agli appassionati di batteria, chi è stato il batterista più esplosivo di tutti i tempi, tutti, ma proprio tutti, risponderanno un nome solo, Keith Moon, degli Who. E hanno ragione, letteralmente. Perché per un concerto, una volta, riempì un rullante di polvere da sparo con l'idea di farlo esplodere alla fine dei bis, ma gli scoppiò prima. Keith si ferisce ad una gamba e Peter Townsend, il chitarrista del gruppo, a momenti si sfonda i timpani e perde l'udito. Keith Moon è uno così. Quando entra negli Who nel 1964, porta nel gruppo il suo stile particolare. Non è un tecnico, Keith. Un virtuoso della batteria, e non è neanche uno di quei metronomi umani che prendono un ritmo e lo tengono stretto fino alla fine. Keith Moon, con la sua batteria, è un animale, un pazzo invasato che suona con uno stile istintivo, violento e feroce, però incredibilmente creativo. Picchia come un assassino, e dicono che consumi due paia di bacchette alla settimana. È uno dei primi ad inventarsi questo sistema della doppia cassa per andare più veloce col ritmo. Quando suona, si alza in piedi sul seggiolino, tira in alto le bacchette e le riprende. Oppure si butta tutto indietro, agganciandosi con le gambe. Insomma, fa spettacolo. È energia pura, Keith Moon, uno dei più grandi batteristi, e insegna a tutti quelli che poi diventeranno i grandi dell'heavy metal e dell'hard rock. Il gruppo in cui suona non è da meno. Gli Who sono nati a Londra a metà degli anni 60. All'inizio fanno rhythm and blues, poi arriva Keith Moon alla batteria, si unisce a Pete Townsend alla chitarra elettrica, Roger Daltrey alla voce e John Entwistle al basso. E così nascono definitivamente gli Who. Il loro primo successo, dopo tanti brani e alcuni singoli, si chiama My Generation. I dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around. We'll be right back.
Who sono per davvero la colonna sonora di una generazione. All'inizio sono anche tra i maggiori ispiratori di un movimento estetico e culturale, un gruppo etnico, come si diceva allora, quello dei mods. Nell'Inghilterra di allora, la swing in London degli anni 60, che sperimenta musica, droghe e stili di vita, ci sono soprattutto due tipi di persone. Ci sono i rocker, da una parte, vestiti di pelle, con i capelli lunghi, basettoni, le cinture borchiate, le moto tipo Harley Davidson. Sono gli eredi dei Teddy Boys e portano avanti uno stile di vita e di musica tipo ribelle, anni 50. E poi, dall'altra parte, ci sono i mod, che è un'abbreviazione di modernist. I mod hanno uno stile completamente diverso. Giacche strette a quattro bottoni, pantaloni a sigarette impermeabili parka, taglio di capelli a caschetto, tipo Beatles, per semplificare. Sono ribelli anche loro, anche se sembrano bravi ragazzi, ma non è vero, non sono bravi ragazzi. La cura del look maniacale, la musica come una colonna sonora costante, la vita notturna esasperata e la droga, soprattutto le anfitamine, sono una forma di protesta. I wanna die before get old, cantano gli Who in My Generation. Voglio morire prima di diventare vecchio. Mod e rocker si odiano e spesso si scontrano sulla spiaggia di Brighton in risse colossali che poi si rivolgono contro la polizia e devastano la città. La colonna sonora di tutto questo, di tutta questa inquietudine, di tutta questa rabbia, sono gli Who. Gli Who sono un gruppo particolare, con un'idea concettuale della musica, che si esprime sia attraverso i singoli e gli album, ma soprattutto nelle opere rock, in cui in un album viene concentrata una storia, un po' come per l'opera lirica. Quadrofenia, per esempio, la storia di un mod che si chiama Jimmy, un mod adolescente molto inquieto in cerca di identità. Ma soprattutto Tommy, del 1969. Un ragazzo assiste ad un omicidio e diventa sordo, muto e cieco. E poi, grazie alla musica, riacquista i sensi, comprende la propria identità e diventa una specie di profeta. Tutti e due queste opere rock diventano film. Opere rock oniriche, surreali, piene di simbolismi e suggestioni inquiete, ma soprattutto della musica degli Who. We'll be right back.
Sono gli album che fanno, sono le opere rock concettuali e complesse, ma sono soprattutto musica dal vivo, e quello è Keith Moon. Hanno una curiosa abitudine gli Who. Quando hanno finito di suonare, spaccano tutti gli strumenti, lì sul palco. Ci sono altri gruppi che lo fanno, ma loro sono stati tra i primi e i più convinti. Come al Monterey Pop Festival del 1967. Oppure come quella volta della batteria piena di polvere da sparo, che scoppia e a momenti fa saltare le orecchie a Peter Townsend. Keith Moon fa un altro scherzo con la batteria. Un giorno, per un concerto, la riempie d'acqua e ci mette dentro alcuni pesciolini rossi e la suona così. E i pesci, gli chiede un fan. Beh, dice Keith Moon, scordateveli i pesci. Sono bravo con le bacchette, ma anche al batterista migliore può capitare di sbagliare. Keith Moon però non spacca soltanto la batteria. L'energia che ci mette a suonare, la sua rabbia primitiva, la mette anche nella vita. E dire che non sembra un tipo pericoloso. Magro, con la faccia di uno che scherza sempre, i capelli a caschetto. Gli piace travestirsi. Ci sono foto sue vestite da lord inglese, con il tight e la tuba, ma è soltanto apparenza. Keith Moon sfascia sistematicamente tutte le camere d'albergo in cui si trova per il tour della band. Fracassa tutto, gli specchi, i mobili, il frigobar, il bagno, tutto. Dicono che ne abbia fracassati almeno 20 durante i tour, e infatti non lo vogliono più. Un giorno esce dalla stanza senza aver spaccato niente e arriva all'aeroporto con gli altri. Dice che si è dimenticato una cosa in albergo e torna indietro. Sale in camera, prende la TV e la tira fuori dalla finestra nella piscina. Visto? Dice agli altri che mi ero dimenticato qualcosa. Non ha un bel carattere Keith Moon. Va bene, ride e scherza. Un giorno butta una Bentley nella piscina perché dice che voleva guidarla lì dentro. Però è anche uno che esagera e che si arrabbia spesso. Una volta si arrabbia con sua moglie Mandy e le punta addosso una pistola carica. Non succede niente, per fortuna, ma Mandy si spaventa e lo molla. Una volta però va anche peggio. Keith è in Inghilterra, ad Arfield, in un pub che si chiama Red Lion. Attacca briga con un gruppo di skinhead, a cui evidentemente il suo umorismo non piace e neanche la sua musica. Keith ha una guardia del corpo e anche lui, Keith Moon, è un tipo abbastanza tosto, ma non basta. Gli skin sono tanti e sono cattivi. Così lui scappa fuori dal pub, si infila nella sua Bentley e cerca di scappare, ma perde il controllo della macchina e investe la sua guardia del corpo, Neil Boland, uccidendola. I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when deliberately you put things in my way, well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I could see for miles and miles. I could see for miles and miles. I could see for miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. For miles and miles and miles and miles and miles. Oh, Giallo DJ. Tutta questa energia, tutta questa rabbia e tutti questi casini hanno un'origine precisa. Sì, certo, il suo carattere, la sua musica, il suo essere un artista, una rockstar, ma c'è anche qualcos'altro. Ci sono l'alcol e la droga.
Un giorno, nel 1970, sta per iniziare un concerto con gli Who a Daly City in California. Ma Kid Moon è troppo agitato, ha preso altra roba, ha mischiato tutto, così prende un po' di tranquillanti. 15 pastiglie di chetamina, che è un tranquillante per i cavalli. 15, gli dicono. Ma è 4 volte la dose che appunto si dà ai cavalli, gli farà male. I'm Kid fucking Moon, risponde lui. Poi va a suonare, ma a metà del concerto sviene. Pete Townsend si avvicina al pubblico, chiede: c'è qualcuno che sa suonare la batteria? Un ragazzo che si chiama Scott Halpin alza la mano, lo prendono su e finisce il concerto al posto di Kid Moon, che se lo dorme tutto. Scott invece quel concerto se lo ricorderà per sempre. È andato a sentire gli Who e alla fine si è ritrovato a suonare con loro. Va bene, non funziona. Kit non riesce più a rendere come faceva prima, non riesce più a creare, non riesce più a suonare. Kit deve smetterla e deve disintossicarsi, e infatti lo fa. Si prende una pausa e inizia una terapia a base di farmaci negli Stati Uniti. Ma ci deve essere un destino segnato da qualche parte, almeno per uno come Kid Moon. Il 6 settembre 1978 Kid Moon è a Londra e partecipa ad un party assieme a Paul e Linda McCartney e molti altri musicisti. Beve, anche se appena tornato dagli Stati Uniti, dove era andato a disintossicarsi, ma sembra tranquillo, stranamente tranquillo per uno come lui. A metà serata prende la sua ragazza, Annette Walter Lux, e torna a casa. Lì vede un film, Il testamento del dottor Fibes, un vecchio film horror. Litiga con Annette, ma questo per lui è normale, e poi va a dormire. Prima però prende le pastiglie che gli servono per curarsi dall'alcolismo. Amy Nervina. Ma quante ne prende? Troppe. No, non sono troppe, lui è Kid fucking Moon, quello delle dosi da cavallo. A lui tutte quelle pastiglie non fanno male. La mattina dopo Annette si sveglia. Non ha dormito con Kid perché avevano litigato. Va in camera e lo trova immobile. Troppo immobile, troppo silenzioso e troppo tranquillo per Kid. E infatti non respira. Kid Moon viene portato in ospedale, ma non c'è niente da fare. È morto per overdose di farmaci. L'autopsia e le indagini della polizia stabiliscono che di pastiglie di Minervina ne aveva prese almeno 32. Troppe. Anche per Kid fucking Moon, il batterista più esplosivo di tutti i tempi. Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ.
I don't mind other guys dancing with my girl.